Donatella, buongiorno e grazie per averci accolto qui nel suo ambulatorio. Siamo qui per parlare dei test sierologici su cui in queste ultime ore abbiamo sentito raccontare tanto, ma soprattutto abbiamo visto nascere un conflitto soprattutto tra la regione e i sindaci, i comuni che in questo momento credono che sia necessario in qualche modo tracciare quello che sta avvenendo tra la popolazione. Ci vuole spiegare che cosa sta accadendo? In realtà la Regione Lombardia, bisogna riconoscere che in questo campo così attuale come la sierologia è in ritardo, soprattutto se noi paragoniamo l'attività fatta in Lombardia rispetto alle altre regioni. Le altre regioni stanno andando avanti a tappeto sulla sierologia e tant'è vero che l'hanno capito anche gli imprenditori che hanno per esempio dei dipendenti sui quali c'è il problema di una collocazione in ambito lavorativo che abbia dei criteri, risponda a dei criteri di sicurezza. L'hanno capito i responsabili delle RSA che devono valutare la situazione dal punto di vista dell'immunità per quanto riguarda i loro degenti e anche i loro lavoratori. L'ha capito anche il pubblico che sta chiamando, che sta chiedendo a gran voce a tutti i laboratori possibili la determinazione di queste immunoglobuline. In realtà esistono due tipi di esame, il cosiddetto pungidito fatto su una goccia di sangue e l'esame invece regolamentare fatto con il prelievo venoso. Ci può spiegare a che cosa servono questi test e che cosa determinano? Questi test sierologici sono fondamentali in quanto permettono, soprattutto in questa fase, dopo che il virus si è diffuso nella nostra popolazione già da parecchio tempo, permettono di evidenziare lo stato immunitario dei singoli soggetti e quindi contribuisce anche a perfezionare quell'intervento che si chiama di tracciabilità. I pazienti in questo modo vengono classificati in tre categorie. Nella prima categoria dei pazienti che sono vergini, cioè non hanno mai avuto contatto con il virus. C'è invece una parte di pazienti che hanno avuto il contatto e che hanno l'infezione in atto. Questi maturano delle immunoglobuline che si chiamano IgM. In questo caso il paziente che è positivo e lo è in via transitoria si deve rivolgere al proprio medico curante in maniera da proseguire per quanto riguarda gli accertamenti e anche i controlli. Si va verso l'esecuzione del tampone e verso una situazione di confinamento. E la terza categoria è costituita da quei pazienti da quelle persone che hanno avuto contatto col virus, hanno avuto la malattia, magari anche in forma assolutamente silente, e hanno però maturato gli anticorpi. Queste sono le persone che possono stare più tranquille una volta inserite nell'ambito lavorativo e che però vanno controllate a distanza, perché siccome ci troviamo di fronte a un virus nuovo, non sappiamo qual è l'entità dell'immunizzazione e quale sarà la sua durata? Però al momento abbiamo già un dato importante e significativo che ci permette di avere dei comportamenti adeguati. Questo è un intervento fondamentale che fa da supporto anche alle istituzioni sanitarie. Quando poi viene effettuato questo esame privatamente, con fondi propri, presso laboratori autorizzati, evidentemente questo dimostra semplicemente una iniziativa, una partecipazione della popolazione e chi risponde alle istituzioni dovrebbe essere contento. Una volta effettuato il test, che cosa accade? Nel caso delle immunoglobuline presenti del tipo IgM, deve eseguire il tampone per controllare qual è la situazione della presenza del virus rispetto ai valori immunitari. Questa tuttavia, come detto in precedenza, è una fase transitoria che poi prelude, dopo un tempo di confinamento, dopo una quarantena, prelude poi a raggiungere la immunità definitiva quando compariranno gli anticorpi IgG.
Non è dato sapere se e quando ATS della Montagna proporrà alla popolazione questi test. E quindi qualche comune corso ai ripari, in particolare Sondalo e Livigno, e ha deciso di proporre alla popolazione questo genere di test. Ma io capisco che ci sia una grande confusione in questo momento e sicuramente le autorità sanitarie non hanno fatto una grande chiarezza nell'andare verso una situazione di rigorosa obiettività. E quindi la gente è rimasta un po', diciamo, in una situazione di confusione. Però molte persone, come gli imprenditori, abbiamo detto, anche sindaci, responsabili di RSA, responsabili di altre istituzioni, hanno capito che questo è un passaggio fondamentale per avere la consapevolezza nella situazione immunitaria delle persone a loro affidate. Tutti questi dati potrebbero servire anche ai fini scientifici per altre valutazioni? Tutti questi dati che vengono formati nel settore privato, quindi a spese dei singoli utenti, potrebbero e dovrebbero servire alle istituzioni per vedere qual è lo stato immunitario della popolazione e quindi trarre non soltanto delle conclusioni per quanto riguarda lo stato di salute in quel determinato momento di un soggetto, ma anche dei dati epidemiologici. Nel caso in cui Regione Lombardia si ostini a non voler somministrare alla popolazione questo test, che cosa potrebbe accadere? Quali sono gli scenari secondo lei? Gli scenari sono costituiti da un grave rallentamento nel portare avanti il fondamentale intervento diagnostico di cui stiamo parlando, andare su tempi molto lunghi, perché i programmi che sono stati presentati dalla Regione Lombardia attraverso le sue istituzioni locali sono programmi poco chiari, in cui non si vede assolutamente una scadenza dei singoli interventi, per esempio quelli fatti sui dipendenti, su quali tipi di dipendenti, sulle persone esterne, sulle persone che già hanno avuto il contatto col virus. Di questo si sa ben poco, si vorrebbe vedere un calendario chiaro. Vi sono degli esempi positivi e lungimiranti da questo punto di vista? Vi sono per esempio altre regioni che si sono organizzate e che hanno ottenuto risultati migliori? Beh, basta vedere sulla stampa le indagini che sono state riportate in altre regioni. Io parlo del Veneto, dove hanno lavorato benissimo da subito, la Liguria, la Toscana, e le esperienze di questo tipo ormai sono abbastanza diffuse anche nel Meridione. L'impressione è che a partire dal governo, ma anche poi la regione, vi sia una linea comune, che è quella di puntare all'immunità di gregge. Tutto questo andrà in qualche modo a deresponsabilizzare chi ci governa, o viceversa sarà il contrario? Ma anche l'Inghilterra aveva pensato di andare direttamente verso l'immunità di gregge. In realtà questa opinione è stata assolutamente confutata. E quindi tutti i paesi europei sono andati verso una diagnostica rigorosa, tempestiva e diffusissima. Parliamo per esempio della Germania, che è partita con testa a tappeto immediatamente, ma noi siamo stati estremamente cauti e al di sotto delle esigenze anche con il tampone. Con la mancanza di una macchina in provincia di Sondrio, che ha obbligato a peregrinare per la Lombardia in ricerca della esecuzione degli esami. Poi è arrivata una macchina che si è rotta. Adesso non abbiamo ancora elementi precisi su quello che sarà la cadenza nell'esecuzione dei tamponi. Però dico, nel frattempo permettete almeno alle strutture private, con dei fondi privati, la esecuzione almeno della sierologia.
Quindi è una scelta dettata dalla possibilità economica, dalla possibilità tecnologica o da una scelta di altra natura? Ma può darsi che ci siano anche ragioni di tipo economico. Io non conosco questi aspetti, però io dico, quando la gente è in grado di farsi fare l'esame da laboratori autorizzati con le proprie risorse, e non capisco perché impedirlo. In questo momento i laboratori sono fermi, ATS della Montagna potrebbe in qualche modo proibire che tutto questo prosegua? Da quanto mi risulta la SST interviene su un laboratorio privato semplicemente verbalmente. Io non penso che di fronte a una situazione così complessa e importante si debba intervenire verbalmente. Se ci sono evidentemente le direttive rigorose, incontestabili a livello regionale, devono essere portate avanti in forma scritta. Vuole aggiungere qualcosa? Ma direi che l'argomento è stato riportato ampiamente sulla stampa, tutta la stampa regionale, nazionale e anche quella locale hanno parlato diffusamente di questo argomento. Tant'è vero che si stanno diffondendo anche esami sierologici fai da te con il pungidito, che ormai vengono venduti per via internet e vengono eseguiti da chi vuole a casa propria. La certificazione però fa la differenza. Questo effettivamente, gli esami fatti con il cosiddetto pungidito non possono essere certificati, quindi hanno un valore esclusivamente individuale. Invece noi stiamo parlando nell'esecuzione delle istituzioni che si sono mosse in provincia di Sondrio come il Comune di Livigno, noi stiamo parlando di un laboratorio accreditato, autorizzato, che emette delle certificazioni che hanno lo stesso valore clinico, medico-legale, uguale a quelle emesse dal laboratorio ospedaliero. Vuole dire qualche cosa a chi ci sta seguendo ancora sul valore di questo test? Perché è importante farlo e quindi agli scettici? Cosa vuol dire agli scettici? Il test è fondamentale, io l'ho fatto per primo. Grazie, dottor Pradella.